Franco Lerda, dopo 4 giornate di campionato, anzi 3, ha già perso 2 pedine importanti. Si tratta di Jede e Giacomazzi, simboli di un Lecce spedito all'inferno per le note vicende sul calcio scommesse. Entrambi staranno fuori un mese. Il capitano ha accusato una lesione muscolare al gemello mediale della gamba sinistra dovuta all'uso improprio di nuovi plantari. Toccherà al medico sociale Palaia riconsegnare a Lerda questi due calciatori insieme ad un Cheventon che sta bruciando le tappe al 70% dopo l'infortunio al tendine d'Achille. Ospite di piazza giallorossa, Palaia ha ripercorso 35 anni al servizio dell'Unione Sportiva Lecce. Iniziai nel Lecce, nelle Lecce Barbano, e quindi salutavo i miei figli, erano piccolini. Poi ho continuato a Teleramo, ho incominciato a salutare Serena, l'ultima mia figlia. Adesso, oggi per esempio, saluto i miei due nipotini, Che stanno lì a come guardarla? sicuro, Martina e Giuseppe. Io dico sempre che le vittorie non hanno categoria, sono tutte sempre belle, È molto proprio quello che belle, volevo dirle, no? esaltanti. E io mi sto divertendo tantissimo quest'anno. Con il cambio di proprietà, Palaia ha vacillato, ma ha impiegato poco a prendere la decisione giusta. Però poi mi è scattata una molla nel momento in cui il Lecce è stato condannato in Serie C. Dico, non posso lasciare dopo tanti anni in Serie C una squadra che poi ha fatto dei miei globuli rossi, globuli giallorossi, Giallorossi. no? E allora dico, come faccio? E mi è ritornato l'entusiasmo, anche perché considerando anche la nuova Proprietà. gestione, la nuova dirigenza, mi sembrano delle persone che hanno entusiasmo dentro e che riescono a trasmettere ai tifosi. Con la sua esperienza e saggezza, il responsabile sanitario della società giallorossa non ha alcun dubbio nell'individuare il leader del Il gruppo. leader del gruppo deve essere sempre l'allenatore e È quindi giusto. Lerda è il leader del gruppo. Guai se c'è un leader nel gruppo che è più leader dell'allenatore. Per il medico panchinaro, come lui si definisce, impossibile non fare un passaggio sugli ultimi 18 anni di storia giallorossa targata a Semeraro. Il gruppo Semeraro, che a me ha dato tanto, sono rimasto molto legato a Rico, col quale diciamo ho avuto un feeling, diciamo, tra amico e medico, non presidente e medico. Con gli altri sicuramente un rapporto esclusivamente professionale, con altri un po' di meno, però sicuramente è stato un gruppo vincente, ha fatto 18 anni di calcio a livelli. Peccato Importanti. per il finale, e io dico sempre che di un film purtroppo si ricorda la fine. Palaia apre il suo diario.